strana follia. È arrivato il momento clou, il momento degli ospiti su Radio su ZTL. E questa sera abbiamo i Pop-Up, un duo particolarmente eccentrico e frizzante, formato da Alessia e Pietro, che saluto. Ciao Alessia, ciao Pietro. Allora, io vorrei intanto sapere come vi siete conosciuti, come è nata questa idea di formare i Pop-Up. Chi me lo vuol dire? Ma guarda, Vai, è vai. iniziato tutto da un'unione sentimentale, quindi ci conoscevamo già da un po' di tempo, poi alla fine c'è stata questa unione sentimentale, da lì l'idea appunto di creare questo gruppo un po' particolare, perché mette insieme un pochettino una serie di stili diversi, anche perché Alessia arriva dal conservatorio, stile classico, io facevo DJ, quindi comunque con la dance in testa, la techno, abbiamo mischiato tutto in questo mix un po' particolare, che non so se avete già avuto modo di sentire, ma è molto, molto particolare. Sì, Un po' è stravagante. stravagante, devo dire, questa unione di due stili diversi ha formato qualcosa di particolarmente, sì, eccentrico, diciamo, e comunque interessante. Ma ecco, come vi conciliate voi così da due esperienze completamente diverse? Vi trovate d'accordo o avete spesso dei momenti critici? Guarda, in realtà andiamo sempre d'accordo, non si spiega questa cosa, cioè pur venendo così da esperienze diverse, invece si fondono bene, ecco, queste, le nostre idee, quindi ci divertiamo, ci piace creiamo praticamente tutti i giorni, siamo sempre in movimento, ci piace stare a contatto con la gente, abbiamo fatto un disco molto allegro, molto alla portata di tutti, dai bambini agli adulti. Tra l'altro, i bambini sono i nostri primi fans. Sì, no, tra l'altro, ecco, devo dire, le canzoni sono molto divertenti, orecchiabili, ironiche, c'è questo senso un po' di allegria. Qualcuno vi ha anche un po' paragonato agli Acqua, il gruppo di Barbie Girl. Se vogliamo, forse c'è qualche cosa che vi possa accomunare, no? Siamo anche un po' ispirati a loro nel primo pezzo che è Use This Love, che poi ha dato il titolo all'album, e poi vabbè, varie influenze, tipo noi piacciono molto i Black Eyed Peas, quindi c'è anche un po' di pop, un po' di classica, proprio questo miscuglio così che rende il tutto particolare, ecco. Ecco, se doveste però dare un nome al vostro genere musicale avreste qualche problema a questo punto. Unico. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Come nascono le vostre canzoni? Da chi parte l'idea? Da Pietro o da Alessia? Ma guarda, di solito arrivano di solito da situazioni, tipo ci capita spesso di creare la sera, la notte o addirittura tornando da serate, eventi, quindi la maggior parte delle melodie inedite sono nate proprio così, tornando da eventi, nei momenti di stanchezza diciamo che lavoriamo meglio, rendiamoli più. E poi niente, è un pochettino tutto un insieme di situazioni. E, diciamo così, l'idea musicale è più una prerogativa di Alessia, visto le sue provenienze dal conservatorio, oppure anche Pietro ci mette la sua? No, diciamo a livello di melodie entrambi. Magari lui intona una melodia e io subito penso all'arrangiamento o viceversa. Dipende dal tipo di arrangiamento, ecco, sulla dance più ferrato lui, io sulla parte strumentale, quindi l'arrangiamento classico, pianoforte, archi, queste cose qui. E diciamo Dipende che da forse, sonorità ecco, elettroniche. sì, io forse prendo più, rendo molto di più nei testi, ecco, a me piace scrivere molto, quindi diciamo che forse lì mi esprimo maggiormente. Alessia lavora molto di più sugli arrangiamenti, anche se è pericoloso lasciarla lavorare da sola, perché lei inserisce orchestre, quartetti, lati dappertutto, quindi bisogna stare attenti a quello che fa. Ma quindi Alessia sei tu che ti occupi direttamente degli arrangiamenti? Della parte strumentale sì, poi di tutto quello che è statistica, elettronica, così se ne occupa lui. Allora, visto che siamo in tema ancora in pieno delle festività natalizie, voi avete ben pensato di fare un Natale rap che poi riunisce, ho sentito, alcuni classici delle canzoni natalizie. Questa idea è venuta fuori in prossimità del Natale o l'avevate già nel cassetto da tempo?
scorso, mi pare, Pietro. Sì, 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 sì. Stato l'anno scorso, è stato durante il periodo natalizio comunque. Stavamo lavorando all'album ed è venuta così proprio un'idea di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi. Tanto è vero che in questo Natale Rap sono citato un pochettino tutte le persone che hanno collaborato con noi, tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione dell'album, e quindi avevamo deciso di farlo con un pezzo natalizio. Quindi sono una serie di ringraziamenti per tutte le persone che ci hanno aiutato e per tutte le persone che non volevano che quest'album uscisse, quindi ne abbiamo citate tutte e due, diciamo. Ah, ecco, c'era anche qualcuno che era contrario all'uscita. Sì, diciamo che abbiamo attraversato un periodo molto particolare. È finito per fortuna, ma è stata dura, ecco. Allora, voi... Poi... Sì, dimmi Alessia, dimmi. No, ci teniamo molto a questo pezzo, anche perché abbiamo scelto il tema di Silent Night, sì. Che è rifatto in quattro quarti, quindi l'originale è in tre quarti, e poi appunto abbiamo curato, io personalmente ho curato molto la parte degli arrangiamenti vocali, e dietro del rap, e poi la cosa che ci caratterizza è che in tutti i testi utilizziamo uno special. In realtà non c'entra nulla con la canzone, ad esempio in questo Natale Rap ad un certo punto c'è il jingle bells, oppure in This Love c'è un valzer, in una L'amore bello c'è un blues, quindi è una cosa che ci caratterizza, così cerchiamo sempre di trovare la particolarità in ogni brano, ecco. La state cantando spesso in questo periodo? Tantissimo, guarda, ho avuto tanto successo, abbiamo fatto tanta promozione, tante interviste radio, televisioni, e alle serate sempre, praticamente. No, tra l'altro la cosa che ci fa molto piacere è che tantissima gente l'ha utilizzata proprio per fare gli auguri di Natale. Quindi è stata proprio una cosa molto carina. Beh, certo, a questo punto vi dovete organizzare per la Pasqua. Esatto. Per ogni festività ne abbiamo una. Sì, sì, no, a questo punto anche perché così, insomma, in ogni periodo dell'anno c'è un rap dei pop-up pronto per l'occasione, per Ferragosto, Carnevale, insomma. Siamo destino, abbiamo pronto l'amore per ecco. Destino a te. Perfetto, così è riuscita a coprire ogni parte dell'anno. Allora, Alessia e Pietro, io vi ringrazio di essere stati su ZDL, su Rai Isoradio. Stiamo per ascoltare questo Natale Rap e gli auguri di Buon Natale ormai non ve li faccio, ma vi faccio quelli di un buon anno e tanta fortuna per il prossimo anno. Tanto. Grazie a te per l'ospitalità. A presto, ciao. Grazie a voi e ci sentiremo con una Pasqua densa. Benissimo, ci conto, ciao. Ciao. Ricordati amico, come la mia, 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 la
da Milano e successe a portata di mano, e senza capi cadra come un resto di fama, ricorda di questa parte di casa, c'è questa forte notte, se uno si chiama, non per vivere la storia, che non la nomina, lasciamo scivolare ciò che diventa divisione, con il mondo sopraffatto di sicuro. Cosa sta succedendo su strade e autostrade, Giorgio? Allora, situazione, devo dire,